Sono stati scoperti nel 2019, dopo oltre 500 anni che nessuno vi metteva più piede, gli antichi cunicoli sotterranei situati sotto Porta Maggiore al Pincio di Fano. Un frammento probabilmente risalente alla Fano medievale e rinascimentale, riportato alla luce durante dei lavori di riqualificazione della zona e che ora si trovano nascosti sotto un casottino incompensato da circa 2 anni. Una struttura ormai ammalorata che doveva essere provvisoria, ma che, come ci segnala il nostro reporter di strada, tuttora non è stata rimossa e che secondo molti fanesi stona con la bellezza del Pincio. Vabbè, non è granché. È vari anni che comunque è lì. Lo so, la soluzione dovrebbe trovare, però che rimanga sempre così è antistetico comunque. Sotto ci sono comunque dei cunicoli, degli scavi. Ho trovato delle cose, ho trovato dei passaggi. Sembra una baracca, ecco, da lì per lì. Non è che se avessero trovato della soluzione diversa, anche momentanea, eccetera, due composti di compensato così, messi così un po' alla meglio, non è che siano granché, ecco, di fuori tutto. È un pezzettino che ci penso, quando passo vedo questa cosa, sarebbe da togliere, perché è veramente un obbrobrio. Potrebbero fare anche una cosa più decente, magari anche in vetro, trasparente, che si vede quello che c'è sotto, come ci sono negli altri scavi. E magari mettere in evidenza un po' anche questa cosa particolare. Esatto, perché è una cosa bella, perché è una cosa che hanno trovato adesso, che risale, diciamo, tantissimo tempo fa, questa scala, quindi serveva farla vedere al pubblico. Hai 2 anni, forse si sono dimenticati. A me non mi fa niente perché vengo sempre di fretta, forse per turismo non è una gran cosa. Sicuramente è brutto come casottino, però effettivamente sì, sicuramente un'opinione non positiva. Se poi invece è momentaneo e serve soltanto per poi mettere in risalto, diciamo, quello che si è trovato, beh, uno ha un po' di pazienza, aspetta e poi dopo, no? È un paio d'anni che è lì comunque. Lo so, potrebbe essere quei sistemi tipo quei lastroni di trasparenti di cristallo temperato, una piccola ringhieretta. Cosa ne pensate? Sarebbe ora di toglierlo e vedere cosa c'è sotto, fare qualcosa, insomma. Mi sembra un po' brutto vedere una cosa del genere, però in un contesto come il Pincio magari rovina un po'. Ah, secondo me sì. Tra le soluzioni proposte dai fanesi c'è anche quella di rinnovare la struttura in compensato, dipingendola e riqualificandola in attesa che venga rimossa per mettere in risalto i ritrovamenti. Tra coloro che vorrebbero scoprire ciò che si nasconde dietro il compensato, valorizzando così la zona del Pincio, ci sono anche gli esercenti. Siamo all'entrata della città di Fano, davanti all'Arco d'Augusto. Non sarà un bel vedere, quello sicuramente. Spero che risolvano al più presto la situazione, diciamo, anche perché dai, non è, sì, un bel vedere, potrebbe essere, secondo me ha un bel potenziale, perché poi se è vero che ci sarà una vetrina, una teca dove si può andare sotto e visitare anche per i turisti, quindi secondo me è una cosa da sbrigare, insomma, da valorizzare assolutamente, sì.